Ben ritrovati amici di TG Architettura, veniamo alla prima notizia, lotta fra Fiera Bologna e Milano per il MADE Federlegno, costretta a pagare quindi 6.560.000 euro, questo a seguito del trasferimento di quello che una volta era il SAIE di Bologna al quartiere fieristico milanese. Non decolla la certificazione obbligatoria di presentazione energetica per gli immobili, sono solo il 12,7% degli immobili in vendita o locazione è in possesso del certificato. Secondo un'analisi di immobiliare.it del Nord-Est, la percentuale di annunci con certificazione energetica è salita al 18,9%, mentre a Nord-Ovest è al 15,6%, al centro l'8,8%, al sud 3,8%. Tra le province, quelle con i livelli più elevati di certificazione sono Bolzano, oltre un annuncio su 4, cioè il 25,6%, e Trento 22%, seguite da Milano 11,3% e Torino 10,2%. Roma è ferma al 5,2%, mentre il fanalino di coda è Palermo che arriva allo 0,9%. L'unica regione che sanziona il mancato adempimento dell'obbligo è la Lombardia. Previste multe fino a 5.000 euro. È fissato per il 22-23 marzo l'appuntamento con la seconda edizione del Forum Legno Edilizia, che si terrà al Centro Congressi di Fiera Verona. L'Italia è una delle ormai tante tappe del Holzbau Forum di Garmisch, evento nato quasi 20 anni fa con il preciso obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza delle costruzioni in legno, ha commentato Ugo Carre, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Preziosa la collaborazione con il mondo accademico italiano. A Verona interverranno il professor Ario Ceccotti del CNRI Valsa di Trento, i professori Maurizio Piazza e Roberto Tomasi dell'Università di Trento, il professor Massimo Fragiacomo dell'Università di Sassari, il professor Piercarlo Romagnoli dell'Università di Venezia. Non ci sono buone notizie per il settore dell'edilizia, quando mai negli ultimi mesi ci sono state. In Italia la produzione delle costruzioni nella media dell'intero 2011 è diminuita del 2,9% su base annua e del 3,8% se si guarda al dato grezzo. Lo rileva l'Istat, il settore quindi continua a registrare cali. Dopo il tonfo del 2009 la discesa è continuata sia nel 2010 sia nel 2011 e anche dicembre non si è chiuso bene su base annua. La produzione resta ferma, dato corretto, e scende del 6,8% se si fa riferimento al grezzo. Il comitato di presidenza dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, ANCE, ha dichiarato lo stato di default del settore e ha rivolto un appello al governo e al sistema del credito per ridare fiato alle imprese. Il comparto delle costruzioni risulta stretto tra l'assenza di efficaci politiche di sviluppo, invocate da tempo e non ancora messe in campo, l'aggravarsi di una restrizione creditizia patologica e senza precedenti e l'acuirsi del grave fenomeno dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, soprattutto per effetto del patto di stabilità. Un quadro allarmante che ha spinto il comitato a dare mandato al presidente dell'ANCE, Paolo Buzzetti, di appellarsi al presidente del Consiglio affinché si attivi immediatamente coinvolgendo ANCE, Banca d'Italia e ABI per mettere in campo misure capaci di ridare liquidità alle imprese di costruzione ridotte ormai allo stremo. Ebbene, mi riallaccio a questa prima news per parlarvi di un episodio singolo. Dal 2008 sono entrate in vigore le normative antisismiche, è stato ridisegnato il territorio nazionale classificato in zona 1, 2, 3 e 4. Ebbene, oggi anche vi fosse da parte di un'impresa, da parte di una famiglia, la volontà
di costruire, di realizzare un capannone, di ristrutturare un edificio, ebbene, cause burocratiche, ci sono dei ritardi, vengono registrati ritardi anche di 6 mesi, 8 mesi. Ebbene, questo sicuramente, al di là di quanto sostenuto dall'ANCE, non giova al settore delle costruzioni. Arrivano altri 116 milioni di fondi statali per il Piano Nazionale di Social Housing. L'iniezione di risorse servirà a sostenere la produzione di alloggi destinati alle categorie svantaggiate. Si tratta di nuovi fondi ripartiti fra le regioni. Dal 2008 ad oggi sono stati assegnati oltre 800 milioni di euro di risorse statali, dalle misure più tradizionali come l'edilizia sovvenzionata a quelle più sofisticate di finanza immobiliare. Le risorse sono andate a tutte le regioni con la sola eccezione di Trento e Bolzano. Il riparto ha premiato principalmente Lombardia, 16,8 milioni, la Campania con 12,7, il Lazio con 11,8 e Piemonte 10,1. Da questa dote statale concessa a ciascuna regione si attende un significativo effetto moltiplicatore, sia per il cofinanziamento chiesto dalle stesse regioni ai comuni e agli ex IACP, sia soprattutto per il coinvolgimento dei privati nelle iniziative edilizie. Lo studio portoghese Pedra Liquida ha firmato il progetto di Casa do Conto Art Residence, un design hotel tutto nuovo nato dal terribile incendio di una casa del XIX secolo nel centro storico di Porto. Lo studio portoghese era stato chiamato proprio a operare un chirurgico restauro dell'edificio esistente, ma nel 2009, a pochi giorni dall'inaugurazione, un terribile incendio lo ha praticamente distrutto. Dalle sue ceneri è nata la possibilità di ricostruire un nuovo hotel, cercando di inglobarvi un po' dell'atmosfera originale. Tutti i soffitti delle stanze sono stati decorati con testi impressi nel cemento, dove si possono leggere diversi pensieri sul tema della casa. Lo Shard London Bridge, firmato da Renzo Piano, si avvicina a grandi passi al momento dell'inaugurazione, in tempo per assistere, dal suo punto di vista privilegiato, alle Olimpiadi del 2012 nella capitale inglese. Inizialmente chiamato London Bridge Tower, il nuovo edificio con i suoi 87 piani, di cui 72 abitabili per 306 metri di altezza, sarà la torre più alta dell'Unione Europea, superando l'attuale primato della Commerzbank Turm di Francoforte. I lavori procedono velocemente nella zona di Southwark, a sud del Tamigi, nel quale quartiere, che si sta ridisegnando attorno alla London Bridge Station, candidata a divenire uno snodo internazionale ancora più importante durante l'appuntamento olimpico. The Shard, la scheggia, come è stato sinteticamente ribattezzato dai londinesi, sarà proprio una scheggia infilzata nel cielo nuvoloso della City. Il giovane architetto Pizzo Kedem ha abilmente ristrutturato una dimora storica situata nella città vecchia di Jaffa, un'antica località marittima situata a pochi chilometri a sud di Tel Aviv. La sua posizione unica domina il porto e tutte le sue aperture sono rivolte verso il maestoso splendore del Mar Mediterraneo. L'idea centrale era quella di ripristinare la struttura originale, le caratteristiche, i muri di pietra, le volte, gli archi e di mettere in mostra i materiali originali, una combinazione di ceramica e sabbia. L'ufficio è stato depurato da tutti gli elementi estranei, dai rivestimenti murali più recenti, e ha subito un trattamento di peeling per portare alla luce il suo stato originale, che molto ha a che vedere con lo stile moderno e minimalista. Il risultato è la creazione di un loft urbano in cui, nonostante la dicotomia tra i periodi storici, si respira un'atmosfera sorprendentemente equilibrata e armonica. In un'area boschiva dominata da enormi larici giapponesi, senza nessuna vista particolare se non quella del sole e degli alberi, si trova la Forest Bat, una villa
estiva firmata da Katsuki Ozeki e Kyoto Ikuta, un tetto molto spiovente tagliato su di un lato da una forma triangolare che rende la vista obliqua, guidandola verso il bosco, rappresenta senza dubbio l'elemento chiave dell'intero progetto. La grande apertura triangolare definisce lo spazio centrale della casa, che beneficia della luce naturale e dell'ombra dei larici, a seconda dell'avvicendarsi delle ore del giorno. I progettisti hanno assecondato le esigenze dei committenti, una coppia di anziani che desiderava un luogo per il tempo libero e il relax, in totale libertà dal contatto visivo delle abitazioni vicine. Il complesso che oggi costituisce il Museo Civico di Rapperswil-Jona in Svizzera rappresenta uno sguardo indietro nella storia antica, ovvero a più di sette secoli fa. Nel 2010 è iniziato un intervento considerevole volto al rinnovamento e al recupero di un edificio storico firmato dallo studio svizzero MLZD. L'intervento è stato concepito per divenire polo attrattivo per esponenti del settore culturale e per i visitatori. Elemento caratterizzante la facciata raffinata in bronzo di 200 metri quadrati che conferisce nuova enfasi e personalità al contesto circostante e può facilmente essere percepita come un nuovo accesso al complesso museale. Della luce naturale negli ambienti, secondo disparate modalità in funzione delle ore del giorno e del susseguirsi delle stagioni, rappresenta questo un ulteriore motivo di interesse per questa nuova realizzazione. Un'immagine tridimensionale raffigurante due piastrelle dal colore rosso che, inclinate e appoggiate una all'altra, formano un tetto per simboleggiare il mondo dell'architettura e dell'interior design. È questa la rappresentazione grafica del manifesto dell'edizione 2012 di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Urbano, che si terrà a Bologna dal 25 al 29 settembre prossimi. A disegnare il manifesto della 30ª edizione è stata Grazia Piccinninno, giovane studentessa presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova. Il manifesto nasce dal concorso Beautiful Ideas ed è stato sviluppato sul concept Ceramic Evolution. 160 metri in altezza, 90 sale per le udienze e un ettaro di terrazze alberate. Queste le principali direttrici sulla base delle quali Renzo Piano ha progettato il nuovo Palazzo di Giustizia di Parigi, destinato dal 2017 a fungere da sede unica per la giurisdizione penale e civile di primo grado. 565 milioni di euro il costo dell'edificio che sorgerà a Bitognol e i cui modellini sono esposti all'interno dell'attuale Palazzo di Giustizia parigino, quello che sorge sull'Île de la Cité, nel cuore della capitale francese e dove rimarranno anche dopo il 2017 sia la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione. 40 anni dopo il Beaubourg, Renzo Piano torna così a realizzare una grande opera pubblica a Parigi. Dopo aver progettato lo stadio di Pechino che ha ospitato le Olimpiadi del 2008, gli architetti di Herzog e de Meuron e Ai Weiwei sono stati scelti per realizzare il Serpentin Gallery Pavilion per il London Festival 2012 che si terrà dopo le Olimpiadi londinesi. La celebre galleria d'arte moderna e contemporanea di Hyde Park ogni anno a partire dal 2000 commissiona la realizzazione del padiglione temporaneo ad architetti di fama internazionale. Toccherà quindi a Herzog e de Meuron e Ai Weiwei, il cui progetto sarà caratterizzato da 11 colonne, ciascuna delle quali riecheggerà tematicamente i precedenti padiglioni, che insieme a una 12ª colonna andranno a sostenere un tetto fluttuante in acciaio sul quale verrà sistemato un sistema di raccolta pioggia che trasformerà il tetto stesso in uno specchio d'acqua che rifletterà il cielo londinese. Il Botanical Garden Visitor Center Van Duzen, il nuovo fiore all'occhiello di Vancouver, Canada, 19.000 metri quadrati di estensione per una struttura ondulata, già forte della classe Platinum
nella certificazione LEED, che si fonde con il paesaggio circostante progettato da Perkins Will, l'edificio il cui consumo energetico è pari a zero grazie al 100% di recupero energetico permesso dagli impianti, è situato nel mezzo di un boschetto verde e lussureggiante sul quale la struttura non è per nulla invasiva. Le pareti e il soffitto sono infatti immersi nella terra, mentre le rifiniture in legno apportano morbidezza alle linee degli interni, volutamente moderne e decisamente più geometriche e funzionali di quelle che caratterizzano l'esterno. Con un grande progetto per nuovi headquarters, il gruppo Siemens sta procedendo nella costruzione di edifici a Monaco e a Masdar City. I primi sono stati affidati a Henning Larsen, i secondi allo studio britannico Sippard Robson. In comune le due strutture hanno un altissimo obiettivo di efficienza energetica. Già avviati a un buon punto, gli headquarters Siemens di Masdar City, nella città di Abu Dhabi, verranno completati entro il 2012 e mirano ad ottenere il Platinum Standard dal sistema di certificazione LEED, con un consumo del 44% inferiore rispetto a un comune edificio delle stesse dimensioni. La struttura sarà a pianta quadrata, disposta su 20.000 metri quadri e 4 livelli, ed è caratterizzato da una sorta di involucro composto di due strati e realizzato in alluminio, ideale, secondo il progettista, per creare l'ombra desiderata per la sua bassa capacità di accumulo di calore.